Protocollo di legalità per la gestione degli appalti. Documento che mette ordine agli incarichi progettuali. Riace Lucano non teme nulla e rimane al suo posto. Rosarno no alla nuova tendopoli e caos. Metauros, la gente è preoccupata per i tumori nella piana. Torna alla carica a Siderno il comitato a difesa dei cittadini, questa volta a difesa di Pantanizzi. Vacche sacre dell'Andrangheta, lunedì incontro dei sindaci della piana. Benvenuti, giornale di Telemia. Cominciamo da nuove regole per quanto riguarda gli appalti. Abbiamo il protocollo di legalità. Prevenire è meglio che curare e anche l'azienda ospedaliera si è voluta vaccinare dai mal d'appalto, inoculando all'interno degli ospedali riuniti un vaccino in grado di sviluppare anticorpi contro la corruzione. Al posto della siringa la penna con cui è stato firmato in prefettura uno storico protocollo di legalità. Il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari e il direttore generale del grande ospedale metropolitano di Reggio, Frank Benedetto, accompagnato dal dirigente amministrativo Francesco Araniti, ieri hanno sottoscritto nel salone degli stemmi del Palazzo del Governo un nuovo accordo finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata. La cerimonia ha registrato anche la partecipazione del procuratore distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria. Al fine di ampliare l'intesa al contrasto delle organizzazioni criminali e ai fenomeni corruttivi, ha dichiarato il prefetto Michele Di Bari, ho proposto anche alla direzione generale del grande ospedale metropolitano di riunirsi in norme interne in sinergia con la prefettura e volte a conseguire analoghi obiettivi di trasparenza e legalità. Il protocollo di legalità prende spunto quindi dalle linee guida dettate in materia dal Ministero dell'Interno e dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture. L'accordo prevede inoltre specifiche misure di prevenzione degli illeciti e delle interferenze criminali, integrate da norme speciali a presidio dei rapporti di lavoro e di sicurezza e controllo dei flussi finanziari. Apposite clausole contrattuali obbligheranno le imprese affidatarie a fornire informazioni alla prefettura su tutti i contratti e subcontratti di filiera, impegnandole anche a interrompere ogni rapporto con quelle interessate da interdittive antimafia. Il presidente della Commissione Anti-Ndrangheta Regione Calabria incontra Don Giacomo Panizza. Sì, ma ritengo che sia molto importante e necessario che le istituzioni dimostrino la vicinanza ai territori e soprattutto a quelle persone, a quelle associazioni che sono diventate dei simboli di lotta alla mafia. Aver deciso di andare nei locali della Progetto Sud da Don Giacomo Panizza, ma non solo da Don Giacomo Panizza, da tutto quel mondo che la Progetto Sud e le cooperative collegate rappresentano, in un momento in cui c'è stata una recrudescenza di episodi criminali che hanno una matrice, lasciatemelo dire, ahimè, ma sebbene sia una mia opinione non supportata da riscontri fattuali o probatori, non avendo contezza di risultati delle indagini sul campo, ma ritengo che abbiano una strategia ben precisa, che dietro ci sia la stessa mano, che sia quello di indurre o di piegare Don Giacomo Panizza e chi opera con lui, di piegare di fargli desistere da questa azione di antimafia concreta sotto gli occhi di tutti. Ma fatto questo incontro presso la Progetto Sud potremmo tirare anche le fila, perché attenzione, quel giorno audiremo pure Angela Robbe, presidente della Lega Coop, audiremo altre persone, proprio per fare un quadro ben preciso sul fenomeno e sulla recrudescenza del fenomeno intimidatorio nei confronti del volontariato, del mondo dell'associazionismo, cioè di tutto ciò che si agita nella società civile contro la mafia. La parola d'ordine potrebbe essere quella di Vincenzo Linarello e di Don Giacomo Panizza: essere normali. La Calabria, come l'Italia e la lotta all'antimafia, non ha bisogno di eroi. Ha bisogno del fatto che ciascuno di noi, per questo ci sono i magistrati, ci sono le forze dell'ordine che stanno compiendo un lavoro veramente eroico, visto anche la ristrettezza dei mezzi economici, delle risorse con cui operano, ma c'è bisogno che ognuno di noi, con quel richiamo alla normalità, faccia il proprio dovere.
viva quotidianamente secondo le regole di una buona società civile. Se tutti facciamo, e come diceva Vincenzo Linarello, mi hanno bruciato, ci hanno bruciato il magazzino, ci siamo rimboccati le maniche, in un mese e mezzo lo abbiamo rifatto, hanno fatto un danno di 20.000 euro, il giorno dopo ne hanno ricevuto 80.000. 80.000 euro sono state donazioni spontanee dei cittadini. Beh, se tutti facciamo quindi il nostro dovere quotidiano, la mafia non troverà albergo nella società civile, perché parliamoci chiaro, c'è un po' di coinvolgimento, un po' di tutti, non c'è più settore che si salvi in questa società. Se recuperiamo quella che è la gerarchia valoriale che deve guidare la vita di ciascuno di noi, la vita quotidiana, la mafia non troverà più spazio. Ieri dicevo in un collegamento in diretta pure per quanto riguarda la vicenda dell'ospedale della Casa della Salute di Chiaravalle, e quale più bella cosa o dimostrazione di antimafia nel vedere come gli studenti dei licei, nel vedere le istituzioni, i cittadini, i sindaci, la regione, vicino tutto assieme in una battaglia civica, in una battaglia per il territorio. Non è forse quella la migliore risposta di antimafia? Non è forse quello vedere che ci sono dei cittadini che chiedono il rispetto dei propri diritti e sapere che ci sono istituzioni che si adoperano e lavorano per il rispetto dei diritti? Beh, su questo credo che la battaglia la vinciamo. Sono le pillole di saggezza che ci hanno lasciato persone come Falcone, come Borsellino, indimenticabili, che questo chiedevano a tutti noi altri. Chiedevano a ognuno: facci il proprio dovere, se si fa il proprio dovere vinciamo la battaglia. Guardia di Finanza, siamo nel Cosentino per un maxi sequestro di mosto. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria effettuate nell'area Silana, hanno rilevato numerose irregolarità nella conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari, che hanno determinato la contestazione di sanzioni per oltre 180.000 euro nei confronti di 10 soggetti e il sequestro di numerosi prodotti alimentari privi di requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Complessivamente sono stati sequestrati 6 quintali di mosto e oltre 600 litri di vino, ma anche un quintale di prodotti alimentari e suini da allevamento. In generale è emersa la violazione degli obblighi comunitari a tutela del consumatore, in quanto i prodotti alimentari venivano commercializzati omettendo le previste comunicazioni agli organi di controllo Regione Calabria e ASP di Cosenza. L'esercizio di un'attività imprenditoriale di distribuzione di alimenti è infatti sottoposto agli obblighi di comunicazione e autorizzazione previsti dalla normativa comunitaria. Si tratta di disposizioni a tutela della sicurezza alimentare che prevedono l'obbligatorio rispetto di un insieme di procedure volte a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti. In particolare, l'idoneità igienica dei locali e degli automezzi impiegati costituisce necessario presupposto per la corretta conservazione del prodotto destinato al consumo umano. Per quanto riguarda l'allevamento di animali, il decreto legislativo numero 200 del 2010 prevede specifici obblighi in capo all'allevatore, quali la registrazione presso il servizio veterinario costituito nelle sedi delle aziende sanitarie provinciali, l'istituzione di un registro di carico e scarico degli animali detenuti e l'identificazione degli stessi. Andiamo a Rosarno, parliamo di immigrazione e della Tendopoli, c'è un blocco in quella che è la nuova struttura. È stato sospeso il trasferimento di migranti ospitati nella tendopoli dell'area industriale di San Ferdinando. Ieri, infatti, durante le procedure di sgombero, i 150 migranti che la occupano hanno alzato i toni protestando. A chiare lettere hanno ribadito che non intendono essere spostati nella nuova struttura. Vogliono case e non tende, e lo hanno riferito ieri anche ai funzionari della questura, al commissario e al sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi. A poco è servita l'opera di convincimento messa in atto dalle forze dell'ordine presenti sul posto. I pericoli, la mancanza di igiene, il rischio incendi sono in effetti fattori che destano non poca preoccupazione. Tuttavia non c'è stato niente da fare, loro da lì proprio non vogliono andarsene. Le scelte erano due: usare la forza oppure rinviare il trasferimento. Pertanto resterà in piedi la vecchia tendopoli, almeno per il momento. Con tutta probabilità si tenterà un nuovo trasferimento il prossimo anno. Gli spazi realizzati dalla Protezione Civile, che ha allestito un centro di
di assistenza che ospita 480 persone sono ormai saturi. Stessa cosa per il capannone attrezzato che ha una capienza di 250 posti letto. Torniamo alla vicenda del sindaco di Riace Lucano che replica alle accuse. Sentiamolo. Sono sconcertato e senza parole, ma per certi versi mi viene quasi da ridere perché non ho nessun bene nascosto, non possiedo niente e non ho conti segreti, allora ben vengano i controlli su di me e che siano il più approfonditi possibili. Così il sindaco di Riace, Domenico Lucano, commenta l'avviso di garanzia ricevuto ieri dalla Procura di Locri nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza nel suo paese. Un'inchiesta, ha spiegato Lucano, iniziata nel gennaio scorso dopo una relazione alla prefettura di Reggio Calabria e per la quale adesso la procura ha chiesto la proroga. Proprio il giorno prima, dice Lucano, ero a Roma e avevo risolto i problemi con il Viminale e la prefettura in merito al sostegno finanziario fornito per l'esperienza del bonus delle borse lavoro. E ora arriva questo, svilisce l'entusiasmo. Da 20 anni ormai sono in prima linea cercando di sviluppare attività collaterali per favorire l'integrazione dei migranti e la loro permanenza qui anche a conclusione dei progetti finanziari. L'inchiesta mira a chiarire i rapporti tra comune e associazioni che si occupano di migranti e al vaglio degli inquirenti la rendicantazione degli ultimi 2 anni di gestione. Nel dicembre 2016 la prefettura di Reggio Calabria aveva inviato alcune visite ispettive presso il centro SPRAR, attivo proprio nel comune di Riace. Nei giorni a seguire poi segnalava anomalie sull'organizzazione dei servizi, l'utilizzazione del personale e l'andamento generale del progetto. Nell'agosto scorso lo Stato ha tagliato i fondi al centro di accoglienza perché alcune rendicontazioni non erano ammissibili. Convinto della correttezza degli strumenti utilizzati, Lucano, tuttavia, dopo la prima ispezione non solo ha presentato accurate controdeduzioni, ma aveva sollecitato anche ulteriori controlli. Nei giorni scorsi, però, il sindaco è stato convocato a Roma. Poi, al termine della riunione in ministero, ha annunciato di essere stato rassicurato sull'erogazione del 1 milione di euro arretrato, ma il sollievo per essere riuscito a difendere il modello Riace è durato poco. Se vogliono fare i controlli, riferisce adesso Lucano, non c'è nessun problema, il fatto è che vedo una sorta di insistenza. Intanto, da quanto trapelato, il sindaco avrebbe deciso di non arrendersi e di dimostrare la trasparenza del suo operato restando in carica. Proteste dei cittadini di quelle contrade a Junchi, ci sono problemi per raggiungere il piccolo centro abitato. Sta piovendo e quando accade ciò la gente qui è sempre con il fiato sospeso, c'è una frana in atto e c'è anche da aver paura, insomma, perché vedete la carreggiata come si è ristretta sempre di più, frana che si può apprezzare anche guardando all'insù sulla montagna dove gli alberi sono piegati. Tanti sono stati le richieste di intervento, ma ancora qui è accaduto, è successo veramente poco. Voi abitate qua vicino, signora? Io abito a Prisdarello e non abbiamo nessuna, perché aspettiamo pullman a mattino, giorno. Il pullman non viene perché non si interessa nessuno con questa strada tanto tempo che è guastata. E aspettiamo qualcuno si interessa per me giusta. Signora, ogni volta che piove c'è da aver paura qui? Sì, certo. Cadono sopra, cadono tutte masse, ma grosse proprio. E ci passi sotto. Inutile da dire. Poi ogni volta che piove. Lei ha figli che vanno a scuola o no? E lavora, o ce l'ho, però sta lavorando e tutti mattina, pomeriggio passa di qua. Quindi grande disagio anche grande per disagio il trasporto? Per chi lavora, sì, per il trasporto, con la macchina e con i pullman. Tutto. Mai trovato di trovare la strada chiusa? Sì, è stata chiusa un periodo, quando è appena caduta la frana. E poi abbiamo. Quando è chiusa, quanti chilometri in più dovete fare? Girare da Gioiosa, logicamente. Molto 7 chilometri in più, 7 da scendere da Gioiosa Marina poi. Quindi in caso di soccorso. In caso di soccorso c'è stato questo problema che è venuta l'ambulanza ed è rimasta qua e doveva tornare da Gioiosa. Intanto l'ammalato, Prisdarello, stava per morire perché non ci arrivava, l'ambulanza doveva tornare indietro. Specialmente con le macchine non si può passare, è rischioso anche. Il pullman è bloccato. Lei vive qui vicino? Sì, a Junchi. Quindi proprio in questa, in questa zona. Avete paura quando piove? È normale, specialmente in questa zona qua. Paesi in campagna, siamo di serie B, sempre. Periferia della periferia? Sì. Le difficoltà doppie per chi ha problemi. Signora, quanto è difficile attraversare questa strada? Tanto, tanto, pieno, tanto difficile.
perché purtroppo i problemi ci sono e la strada non c'è. Vedete, il pullman non può transitare per l'ovvio pericolo, avviene qui il trasbordo degli studenti che devono essere caricati poi in un altro pullman, ovviamente dall'altra parte della frana, ovviamente con i tanti disagi che ne comporta. Purtroppo da quando c'è questa interruzione abbiamo grosse difficoltà a garantire il servizio, abbiamo dovuto sdoppiare le corse. In pratica servono due pullman in sostanza. Servono due pullman e due autisti e tutta una serie di costi. Gravi di spese. Disagi in caso di pioggia per l'utenza. La mia azienda. No, ma non c'è un trasbordo. Ci sono due capolinee in pratica. Io sono il portavoce di questo un gruppo di frazioni che sono servite appunto dall'unica arteria che è costituita dalla SP 122, oggi di competenza della città metropolitana, che, di cui diciamo questa frana costituisce l'emblema dei punti critici. Ce ne sono altri, vero? Ce ne sono numerosi altri, tra cui il dissesto del manto stradale, nonché la caduta a massi in diversi punti della strada, perché la strada è priva della rete metallica che fa da protezione appunto per la caduta massi. E con i cambiamenti climatici, la stagione delle piogge è ormai vicina e quindi sono sempre più irruenti, più forti, ci sono anche abitazioni vicine, quindi il rischio aumenta anche per l'incolumità delle persone. Beh, assolutamente sì, però qui non prendiamocela sempre con la pioggia, qui è la mano umana che deve intervenire. Noi più in là abbiamo fatto degli interventi come comune di Marina di Gioiosa. Quando io mi sono insediato c'era un finanziamento di 800.000 euro fermo dal 2007 e tutta quell'aria adesso è in sicurezza e non sta franando più. Qui bisogna fare degli interventi altrettanto consistenti, perché la pioggia fa il suo mestiere, l'acqua fa il suo mestiere, dobbiamo essere noi ad intervenire. È una cosa conosciuta già dalla città metropolitana, sia dalla responsabile Catalfamo che dal consigliere delegato Marino. Marino qualche mese fa è venuto insieme a me in questa strada, ha fatto un sopralluogo con i tecnici, quindi sanno perfettamente com'è la situazione e dalle notizie che abbiamo è che su questa strada, cioè su tutta la tratta Gioiosa Fonte, la 122, il Dipartimento ha chiesto 500.000 euro da inserire nel nuovo bilancio, nel redigendo bilancio, quindi ora si tratta di difendere queste somme, sono un po' pochini però, somme insufficienti tra l'altro per tutta l'arteria. Ovviamente questo è un primo passo e con quel tipo di budget uno dei primi interventi dovrà essere questo, per permettere la percorribilità dell'intera arteria, perché in questo momento abbiamo una arteria limitata, quindi i mezzi pesanti non possono transitare, quindi molta scuolabus anche. Scuolabus e non soltanto, perché anzi le Ferrovie della Calabria nel periodo scolastico stanno raddoppiando le corse, quindi da questo punto di vista le ringraziamo, perché sono due anni che stanno collaborando appunto raddoppiando la corsa, una da Prisdarello e una da Junch. Prima facevano con un unico mezzo Junch e Prisdarello, quindi stanno in qualche modo raddoppiando gli sforzi, per cui è una cosa positiva. In estate ovviamente li hanno interrotti, per cui organizzarsi o comunque attraverso anche la mobilitazione popolare, che è sempre un buon segno, sempre per portare all'attenzione delle tematiche importanti, può essere una strategia per migliorare da questo punto di vista, per cui attendiamo con fiducia questo tipo di atteggiamento e nuovo approccio che si deve avere. Una protesta forte di questi cittadini che si sentono un po' di serie B. Una protesta forte, una protesta legittima, e non va bene l'isolamento che si vive in questi territori e quei disagi che sono costretti a vivere le popolazioni interessate, e ben vengano quindi queste iniziative forti in cui i cittadini assumono in prima persona i diritti di cittadinanza ed esprimono una legittima e sacrosanta protesta rispetto ad un senso, ad uno stato di abbandono che è intollerabile, che è inaccettabile, perché i territori hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di cura, non si può vivere in questa precarietà, in queste forme di isolamento. La strada che collega Gioiosa Ionica attraverso Marina, anche il comune limitrofe Roccella Ionica, quindi disagi anche per le periferie roccellesi, la gente che abita in campagna, soprattutto i bambini che devono andare a scuola. Sì, in effetti siamo al confine con Marina di Gioiosa, non per questo Roccella non è interessata a questo problema della frana, perché taglia un po' la possibilità dei cittadini di muoversi in un territorio che oramai
è diviso in comune, è un territorio ormai gestibile e fruibile da parte di tanti cittadini. Noi siamo interessati con la frazione Runci, che è di Roccella, poche passi da qua, e quindi i cittadini di Runci a volte vanno a Gioiosa, a volte vengono da noi. Questo problema è un problema molto sentito. Io ho già dato un'occhiata alla frana. Secondo me, se non c'è problema di profondità della ferita, diciamo così, secondo me l'intervento si può fare in breve tempo e si risolve questa questione qua. Noi, io non sono geologo, però vedo gli alberi piegati, quindi no, in qualche modo credo che la frana sia in atto. No, nemmeno io. Il problema delle frane ormai è notorio, bisogna vedere se è superficiale oppure è profonda. Se è profonda allora cambia, perché bisogna fare qualificazione, un intervento in una certa consistenza. Coma 3 partecipa anche questa associazione a questo sit-in di oggi. Sì. Partecipiamo perché comunque ci sembra ingiusto che già le persone hanno un sacco di problemi, e quindi creare ulteriormente problemi mi sembra una cosa veramente ingiusta. E quindi che cosa? Noi ci appelliamo alle persone competenti per dare una soluzione a questo grave problema. L'operazione giudiziaria dei giorni passati, Metauros, con la gente preoccupata per la situazione ambientale che c'è nella piana, c'è un alto indice di mortalità per tumori. Un disastro con molti precedenti, quello che si è abbattuto sulla città di Gioia Tauro e dell'intera Calabria. La direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio Calabria ha arrestato 7 soggetti ritenuti responsabili dei delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. È stata anche posta sotto sequestro la società operante nel settore della depurazione e del trattamento delle acque. I soggetti ruotavano tutti intorno alla cosca Piromalli e si sarebbero occupati di trasporto e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi. Emerge un quadro a dir poco agghiacciante che vede protagonisti anche imprenditori come Rocco Lavalle, ex sindaco di Villa San Giovanni, e Francesco Barreca. La cosca Piromalli aveva messo le mani sul termovalorizzatore di Gioia Tauro e sulla società che gestisce la piana. Da tutto questo deriva poi un altro quadro ancora più preoccupante che riguarda la popolazione, i cittadini e la loro salute. Infatti l'Arma dei Carabinieri ha eseguito il sequestro preventivo nei confronti di 19 titolari di imprese operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in relazione all'ipotesi delittuosa di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Le indagini hanno documentato come amministratori e gestori della IAM, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento, si siano disfatti di ingenti quantitativi di rifiuti in maniera illecita attraverso il conferimento di fanghi di depurazione provenienti da impianti di tipo biologico ed industriale per la produzione di composti per usi agronomici. I fanghi prodotti dal termovalorizzatore di Gioia Tauro, per volontà della cosca Piromalli che controllava l'impianto, venivano trasformati in fertilizzanti destinati al settore agricolo, con conseguente pericolo per la salute pubblica. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, illustrando i risultati dell'operazione. Arriva infine anche la notizia di Legambiente, che si costituirà parte civile per rafforzare il lavoro di indagine della Procura, in particolare sulle ricadute che i fanghi industriali trasformati in fertilizzanti hanno potuto causare alla salute dei cittadini e dell'ambiente. Ci batteremo affinché i colpevoli vengano condannati. Il malaffare non può e non deve in alcun modo vanificare il lavoro fatto sulla gestione e sul riciclo dei rifiuti da aziende e amministrazioni virtuose. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Andiamo a Siderno, dove c'è la battaglia del Comitato a difesa della salute dei cittadini sidernesi che mira a evitare che la città diventi, leggiamo, il ricettacolo delle aziende a rischio. Il Comitato a difesa della salute dei cittadini sidernesi sollecita l'attivazione di un piano con studi approfonditi per verificare la situazione di Contrada Pantanizzi. È tornato infatti ad accendere riflettori sulle problematiche ambientali di Siderno, continuando la sua battaglia per evitare che la città diventi il ricettacolo delle aziende a rischio. In una sua nota, dopo aver ricordato che insieme all'amministrazione e agli altri comitati ambientalisti e associazioni presenti sul territorio, è stata organizzata a Siderno lo scorso 8 luglio l'importante manifestazione a cui era stato dato il titolo Siderno Salvati. Adesso, ad estate conclusa, è costretta a constatare che nulla è mutato e che i problemi della salute per molti cittadini e le loro famiglie che sono ammalati di gravi patologie sono prioritari e indifferibili.
Il comitato ricorda le tre problematiche ambientali principali che gravano su Siderno: la questione Sica con il ventilato possibile inquinamento incontrato a Pantanizzi, il caso BP, l'azienda chiusa con i suoi fusti pieni di veleni di cui nessuno sa cosa fare, e il problema dei rifiuti di San Leo con la discarica che emana odori pestilenziali. Nessuna delle tre è facile da risolvere, ci vuole tempo, tenacia e costanza, ma intanto, affermano i responsabili del comitato, avvertiremo la necessità quantomeno di affrontare in tempi immediati il problema dell'inquinamento dei pozzi di Contrada Pantanizzi. Andiamo nella sala delle adunanze del Consiglio a Siderno per però una iniziativa di solidarietà. Sentiamo un attraversamento che verrà fatto a mare per solidarietà. L'iniziativa di beneficenza denominata Un Mare di Solidarietà, voluta anche insieme a Mediterraneo Ambiente e all'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, vedrà effettuare una traversata in mare che partirà nei prossimi giorni dal porto di Palmi e che vedrà Natale Amato percorrere in kayak l'isola di Stromboli fino a Capo Vaticano. Per circa 54 chilometri e tra le 11 e 13 ore di viaggio, tutto per beneficenza e per stimolare di più l'interesse dei cittadini verso questo importante progetto, che vedrà donare un'apparecchiatura speciale ad uno dei reparti dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Allora, l'iniziativa allo scopo principio tramite i fondi raccolti con gli sponsor, devoluti dagli sponsor, verrà acquistato un computer da tavolo con stampante da devolvere in beneficenza al reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Riuniti di Reggio. Consiste praticamente in una traversata col kayak, quello che vedete alle mie spalle, in cui attraverserò il tratto di mare compreso tra l'isola di Stromboli fino ad arrivare a Capo Vaticano. È una distanza di 30 miglia, circa 54 km, e conto di impiegare, in funzione delle condizioni meteo, dalle 11 alle 13 ore. Noi praticamente ci imbarcheremo, penso appena ci saranno delle condizioni favorevoli, nella settimana prossima, tra mercoledì e giovedì, ci imbarcheremo dall'isola, dal porto di Palmi, a bordo della barca, dell'unità da diporto Odyssey, fornita dalla società di charter di Domenico Alecci. Ci imbarcheremo con l'equipaggio a cui a capo lo skipper Dino Odino, per raggiungere l'isola di Stromboli, appunto con la barca a vela, dopo circa 8 ore. Resteremo lì per tutta la giornata di mercoledì, per poi ritornare la mattina presto con partenza alle 5:30 alla volta di Capo Vaticano. Per l'esattezza sbarcherò sulla spiaggia di Santa Maria di Ricari. Come osservatorio ambientale e come sede nazionale di Medambiente abbiamo immediatamente aderito all'iniziativa proposta da Natale Amato, una figura storica dell'ambientalismo e dell'impegno sociale del nostro territorio. Siamo certi che questa iniziativa di solidarietà farà sì che le popolazioni che vedranno questa attraversata sempre di più si coinvolgeranno ad interessarsi delle varie problematiche sociali ed ambientali, in questo caso delle situazioni in cui riversano le varie realtà ospedaliere, tanto che Natale in modo particolare ha chiesto un sostegno particolare delle organizzazioni che fanno parte di Medambiente e dell'Osservatorio, e noi abbiamo aderito e lo sosterremo in questa importante iniziativa. È stato presentato un nuovo portale ieri a Marina di Gioiosa Ionica, locrideinrete.it. Nasce Locride in Rete, un'idea che è soprattutto un'iniziativa per stimolare imprese e turismo. Giuseppe Giannini ci ha parlato del progetto che mette in rete il territorio per farlo conoscere a tutti. È un progetto innovativo che mette in rete il territorio della Locride, coinvolgendo direttamente le persone, i cittadini che vivono e conoscono questo territorio, e le imprese che insistono su quest'area territoriale. I cittadini possono inserire per esempio la descrizione di beni culturali che sono presenti sul loro territorio, che loro conoscono magari meglio degli altri, possono segnalare per esempio punti di interesse magari legati alla tradizione e alla storia di questi luoghi, affinché
affinché poi questi possano essere validati da un comitato tecnico scientifico, pubblicati, tradotti e resi disponibili al resto del mondo attraverso sia il portale sia l'applicazione, l'app, che si chiama anch'essa Locride in rete. La parte di interesse secondo noi del progetto è anche il fatto che mette in rete le imprese, consentendo praticamente a ciascuno di loro di disporre di un mini sito all'interno del portale locridainrete.it, un mini sito che permette di descrivere le attività, l'impresa, la sua geolocalizzazione, i servizi che offre, ovvero consente direttamente attraverso un account riservato a ciascuna delle aziende che si registra di poter promuovere anche i prodotti e i servizi che offre. Noi abbiamo dato questa possibilità a tutti i comuni della Locride per far conoscere il territorio con un semplice click, perché giustamente questo territorio è abbandonato e alla ribalta della cronaca solo per fatti negativi. Noi vogliamo attraverso i network, questi nuovi mezzi di informazione, mettere in rete questo territorio in modo tale che i turisti con un semplice click vedano questo nostro territorio, le bellezze che ci sono in questa area e quindi possono visitarla, ma non soltanto questo, chi si registra può vedere dove andare a mangiare, a dormire, cosa visitare in questi comuni, cioè tutta una serie di iniziative che a noi sembrano importanti dal punto di vista turistico e anche agricolo per quanto riguarda le aziende che possono presentare i loro prodotti. Ci siamo spesi come Consorzio Locride Ambiente a presentare questo progetto, perché noi nasciamo in considerazione del fatto di occuparci soltanto di rifiuti, di raccolta differenziata, però qualche anno fa abbiamo cambiato il nostro statuto e quindi abbiamo pensato bene di fare qualcosa per il nostro territorio. Si è trattato di un evento atteso da molti imprenditori e cittadini. Locride in rete intende sviluppare e far leva su imprese, patrimonio e turismo. L'idea è quella di creare sinergie attraverso abili capacità comunicative per promuovere l'intero territorio. Di questo ci ha parlato Loredana Alvaro, copywriter del progetto. Grazie al Consorzio Locride Ambiente, per il tramite del committente La Xvalo SRL e il suo amministratore delegato Giuseppe Giannini, ho ricevuto l'incarico della realizzazione di un video di promozione turistica in relazione alle bellezze paesaggistiche, culturali e storiche del territorio della Locride. Per chi come me opera nel settore della comunicazione è un grande obiettivo, quello di comunicare e trasferire all'esterno informazioni in relazione alla terra in cui viviamo. Il mare non basta più, gli singoli sforzi degli albergatori non bastano più, i singoli sforzi delle amministrazioni virtuose non bastano più. Se tutti assieme lavoriamo per un obiettivo unico, che è quello dello sviluppo del nostro territorio, nonostante molti dicono che si parla sempre di turismo, noi lo sappiamo che parliamo da anni delle stesse problematiche, parliamo non si riescono purtroppo a risolverli in maniera facile, se non mettendoci tutti assieme. Forse in un prossimo futuro riusciamo piano piano, perché purtroppo abbiamo delle arretratezze che non è di un anno, due anni o tre anni rispetto a molte altre zone virtuose fuori dalla Calabria, perché noi dobbiamo prendere riferimento non chi fa meglio di noi in Calabria, ma chi fa eccellenze nelle altre zone come la Puglia, è inutile nominarle perché sono turisticamente parlando molto più avanti. Lo sono riuscite non certamente per la virtuosità di una singola amministrazione o di un singolo albergatore, ma perché hanno saputo mettersi tutti in rete per sviluppare l'obiettivo comune, che è quello dello sviluppo del territorio. Fenomeno dilagante nella piana, sinci sempre più preoccupati che lunedì si riuniranno, parliamo di vacche sacre.
La discussione per arrivare a una soluzione del problema delle vacche sacre che sta interessando alcuni territori della piana di Gioia Tauro non si ferma. Il grido d'allarme proveniente quotidianamente dai cittadini interessati è stato recepito questa volta dall'Associazione Città degli Ulivi, che subito dopo l'assemblea, a cui hanno partecipato quasi tutti i comuni, nominati nuovi vertici della Città degli Ulivi, l'associazione che raggruppa i 33 comuni della piana, si sono messi subito in azione per poter riuscire in qualche modo a rimediare al problema. Quale presidente del comitato esecutivo dell'associazione, il sindaco di Melicucca, Emanuele Oliveri, ha preso in esame il fenomeno delle vacche vaganti o degli animali vaganti, allevate a costo zero, che pascolano nei fondi altrui, invadono campagne coltivate senza rispettare reticolati. I primi cittadini di Cittanova, Taurianova, Palmi, Rosarno, Polistana, Galatro, Seminara, Molocchio, Melicucco, Cinque Frondi, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, Scido, Giffone, San Procopio, Melicucca, Varapodio, Serrata, Terranova, Sappominulio e Sinopoli hanno sottoscritto un documento nel quale denunciano con forza l'insostenibilità della situazione che si è venuta a creare in questa parte del territorio per la presenza sempre più massiccia di intere mandrie di bovini vaganti. Un problema, si legge nella nota diramata dai sindaci, che si sta ampliando creando gravi pericoli per la pubblica incolumità, producendo enormi danni alla locale economia agricola e un forte indebolimento della presenza dello Stato in queste realtà territoriali. Nel documento viene evidenziato il sempre crescente numero degli incidenti provocati dal transito in arterie densamente percorse, come anche in strade dell'abitato, di questi animali, peraltro di taglia molto imponente. Uno stato di cose che provoca notevole preoccupazione e un rilevante allarme sociale nelle comunità interessate dal fenomeno, le quali percepiscono l'inadeguatezza della modalità con le quali si sta affrontando la questione. Le soluzioni fin qui adottate, rileva l'Associazione Città degli Ulivi, si sono dimostrate insufficienti a risolvere un problema, ma che ormai si trascina da diversi decenni, con interventi sempre sporadici e forse anche per questo poco efficaci per debellare il fenomeno. I sindaci della piana ritengono che questa problematica debba essere assunta come prioritaria nell'agenda degli organi istituzionali preposti a garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini. È comunque ferma convinzione dei sindaci l'indispensabilità di un totale coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati ai vari livelli, a partire dalle amministrazioni locali, che in questi frangenti sono la parte più colpita. Ne potranno così scaturire azioni coordinate capaci di affrontare adeguatamente e debellare questo annoso problema, anche al fine di rendere concreta e visibile la presenza dello Stato per la tutela della comunità interessate. Servono segnali forti per confermare la validità delle sinergie istituzionali, scrivono ancora i sindaci nella nota, necessarie per riaffermare i valori della legalità e del diritto in difesa dei principi di giustizia e libertà. Dalla Grecia, universitari che vengono a conoscere i prodotti, le eccellenze di Calabria, all'agriturismo San Nicodemo. Un'occasione importante e singolare per Mammola, Mammola che ospita qui all'agriturismo San Nicodemo, un incontro veramente importante non solo con il Parco Nazionale d'Aspromonte, ma con i parchi calabresi e con i parchi anche europei che giungono qui a Mammola, anche con il soccorso alpino, per parlare di sentieristica, di territori, di ambiente, ma soprattutto per mettere in luce e quindi parlare anche dell'agroalimentare mammolese, con i suoi prodotti, con lo stocco di mammola, con i funghi e con la ricotta affumicata. Veramente un'occasione importante per promuovere quello che è il tipico, soprattutto quella produzione agroalimentare che Mammola ha saputo rilanciare e promuovere anche grazie alle DECO, alle denominazioni comunali di origine, per cui veramente un segnale forte anche grazie all'amministrazione comunale che ha voluto lanciare da questa splendida piazza paesaggistica, ambientale di montagna dell'agriturismo San Nicodemo. L'azienda Stocco di Mammola è felice di presentare ai partner europei il prodotto identitario della gastronomia mammolese, ovvero lo stocco di mammola, e con una lavorazione particolare che riusciamo a esportarlo in altre realtà di tutto il mondo. È un momento di presentazione dei prodotti del faniere gastronomico mammolese, che sono tanti e ricchi e che nel corso degli anni hanno riscosso tanto successo, in particolare lo stocco, la ricotta, i funghi, tutti i salumi, tutti quelli che hanno caratterizzato la gastronomia mammolese. In particolar modo la ricotta. Parliamo della ricotta. Questo è un posto dove
ricco di pastori, dove andavano a pascolare in un ambiente incontaminato, e quindi la ricotta, secondo le tradizioni particolari mammolese, veniva preparata secondo quella che è la tecnica unica, che la rende unica, che il comune di Mammola ha marchiato come prodotto d'eco. In particolar modo, la cosa più importante che caratterizza la ricotta, oltre alle caratteristiche organolettiche, è quella della forma unica nel suo genere a forma di fungo, e la sfumicatura esclusivamente a forma di castagno. Niente, la gastronomia è sempre un modo di presentare un prodotto, ma non solo. Noi in Mammola è ricca non solo della gastronomia, anche ricca di storia, di cultura, di tradizioni che la caratterizzano nel tempo. Noi ci troviamo qua per un'importante riunione di parchi, non solo i parchi calabresi, ma anche i parchi francesi, i parchi stranieri, quindi hanno avuto modo di apprezzare quello che è il nostro ambiente, la nostra natura incontaminata. In questo progetto tante università d'Europa danno l'adesione. Il professore viene dalla Grecia e quindi esperienze di amici greci che vengono ad essere mutuati con la nostra terra. Tante nuove conoscenze, tante nuove esperienze, e mi sembra che lo vediamo ancora, non l'abbiamo visto tutto, ma con un piccolo giretto che abbiamo fatto abbiamo visto che è un bellissimo posto. E poi noi ci siamo legati con questi parchi perché lavoriamo sui parchi in Grecia, e poi dobbiamo vedere come lavorate voi qua, e mi sembra che fin questo che ho visto ora al vostro incontro, al vostro congresso, che abbiamo da imparare tante cose, le quali possiamo applicarle anche ai parchi nostri, ai parchi del Parnassus, ai parchi dell'Iti. Abbiamo 28 parchi naturali anche noi in Grecia, per questo che vogliamo stare bene, stare attenti come lavorate voi qua, e così possiamo lavorare anche noi meglio. Le esperienze tra la Calabria e la Corsica vengono ad essere anche mutuate. Vi sono differenze? E quali? E ci sono differenze, ma ho visto che ci sono parecchi affari che ci accogliono tutti e due, tramendui, Calabria e Corsica. Ho visto che c'è una specie di pianta, una velce, che è una esiste in Calabria, Sicilia e in Corsica. Questo, diciamo, la cultura di noi ci avvicina. Quindi una cultura preistorica? Cultura preistorica, cultura di noi, di lingua, di lusi. Penso che non conoscevo mica Calabria, è la prima volta che vengo e ho scoperto un luogo veramente interessante che mi piace, perché si sente che ci sono lusi, tradizioni, rispetto degli antichi, diciamo. Maestro del caffè, con una notorietà internazionale, che viene in Calabria per formare nuovi caffettai. Per i napoletani, ma non solo, fare il caffè è un rito rispettando alcune regole da annoverare quasi ad una liturgia sacra. Regole da rispettare, quindi, come la pulizia, la macinatura, la pressatura, per far uscire dalla macchinetta un espresso perfetto o quasi un nettare di vino. Basta però mancare ad uno solo di questi dettami o suggerimenti per far sì che l'espresso perfetto si trasformi, come diceva il buon Totò, in una ciofeca, una schifezza. Per evitare caffè bruciati, annacquati o brodaglie varie, è apparso sulla scena delle nuove professioni il coffee trainer, un allenatore, un mister del buon caffè, che dà dritte e consigli efficaci ai vari barman o barwoman per far uscire dalle loro macchine un caffè a dovere. A Cittanova, nella storica azienda di caffè Cannizzaro, si è materializzata questa figura, Carmine Iannone, campano d'oc, che è riuscito a coinvolgere con esempi pratici i tanti baristi venuti per l'occasione. Un evento organizzato grazie alla locale Confesercenti, guidata da Rosario Antipasqua, e all'APGA. Il corso è durato qualche ora per insegnare ai tanti baristi affluiti nei capannoni dell'azienda cittanovese i segreti per raggiungere un buon caffè. Carmine Iannone, coffee trainer, questa nuova figura. Ma è così difficile fare il caffè in un bar? Sì, purtroppo c'è un mondo dietro a quella che è la preparazione dell'espresso al bar. Il più delle volte vengono fatti molti errori da parte dei baristi per mancanza di conoscenze, per mancanza di formazione. Quindi il nostro ruolo è quello di diffondere la cultura del caffè
aumentando il livello professionale degli operatori attraverso un programma, dei programmi formativi che portano alla crescita professionale. Ma per fare un buon caffè quali sono i segreti? La pressione della macchina, la macinatura, il tipo di caffè? Certo, allora ci sono diversi elementi che sono importanti per preparare un buon espresso. Sono elementi che devono camminare a braccetto, quindi è importante avere una buona miscela, è importante avere una macchina che funziona correttamente, è importante avere un barista preparato e formato, è importante fare la manutenzione, che per noi è la cosa fondamentale, quindi manutenzione delle attrezzature sempre, ogni giorno e costantemente. Voi avete un'associazione che in qualche modo vi regolamenta, cioè come si diventa coffee trainer? Certo, allora io faccio parte di un'associazione internazionale che è la SCA, Specialty Coffee Association, sono un trainer autorizzato e questa associazione mette a disposizione dei baristi un programma formativo diviso in moduli ed è un programma molto articolato e di carattere internazionale, quindi il barista sceglie in che ambito formarsi nel mondo del caffè e a che livello arrivare. Rosario Antipasqua, vice direttore Confesercenti, impegnato anche nella formazione del personale. Non c'è dubbio che la formazione, la conoscenza è un elemento fondamentale per le imprese e per il successo finale. E oggi siamo qui nella torrefazione Cannizzaro per affrontare una problematica, quella di come gestire il bar, di come gestire una macchina da caffè e come fare un buon caffè, un buon cappuccino e l'esigenza, tutto quello che c'è dietro a un caffè, tutto quello che c'è dietro a un cappuccino. E questa giornata vuole dimostrare quanto attente è Confesercenti verso le imprese associate all'interno dell'Appica, perché questa è un'iniziativa che abbiamo voluto come Appica, come associazione pasticceri e gelatieri artigiani, che dimostra la crescita di un'associazione anche attraverso momenti formativi. Paolo Giovinazzo di Caffè Cannizzaro, un marchio storico del caffè qui in Calabria. Impegnati anche nella formazione, come mai questa nuova idea? No, perché noi pensiamo che sicuramente la formazione è quello che oggi può far fare la differenza ai baristi, agli operatori di settore. Parliamo di formazione nel settore caffè. Quindi abbiamo da qualche anno iniziato un progetto nella nostra sede in collaborazione con la Barista End e pensiamo che sia questa la strada giusta per tentare di innalzare il livello qualitativo negli esercizi pubblici dove noi forniamo oppure dove si tratta il caffè. Prendiamo la linea per la lettura dei titoli dei principali quotidiani calabresi. Iniziamo da Gazzetta del Sud, titolo sottotestata province, il riscatto parte da Vibo. Ieri il sit-in di sindacati e dei dipendenti degli enti intermedi calabresi e poi il Lucano, Riace, indagato il sindaco, controllate, non ho un soldo. Operazione Metaurus al centro, 'ndrangheta strapotere Piromalli dai jeep di Reggio e Palmi, gli interrogatori, i 7 indagati fanno scena muta. Reati ambientali, avvisate 19 persone tra vertici e tecnici della società IAM. Reggio, sottoscritto il protocollo di legalità per la gestione degli appalti, le cosche tenute lontani dall'ospedale. Chiudiamo con Spalla di Gazzetta, Villa San Giovanni, nominato il commissario e il prefetto Saladino. Reggio, tangenziale, un contenzioso infinito, blocca i lavori. E poi San Ferdinando, trasferimento nel capannone iniziato senza incidenti. Melito, il comune ci ricasca, un'altra auto multata. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, che apre con Riace, Lucano, resto al mio posto. L'indagine sui progetti di accoglienza e FIE Lega chiedono lo stop della fiction su di lui. Il sindaco si difende, niente sperperi, sono tutte accuse da dimostrare. Rosarno, in 150 restano, demolizione rinviata, no alla nuova tendopoli. L'incontro, Bestianic, ambasciatrice della gastronomia calabrese. E poi le partecipate, la ribellione della Comalca, il presidente attacca la regione. Aeroporto
Trasporti ha accolto il ricorso di Lamezia Sviluppo, SACAL obbligata a mostrare i verbali. Chiudiamo con il taglio basso del quotidiano del Sud, Gioia Tauro. Il porto cala a 28.000 container, dati allarmanti che fanno diminuire le speranze per i 377 licenziati. Scende il volume delle merci movimentate nello scalo, rischio scossone per i lavoratori. 'Ndrangheta, inchiesta Metaurus, l'inquietante filone del compost. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. È tutto per questo TG Ora, il riepilogo. Protocollo di legalità per la gestione degli appalti. Documento che mette ordine agli incarichi progettuali. Riace Lucano non teme nulla e rimane al suo posto. Rosarno no alla nuova tendopoli e caos. Metauros, la gente è preoccupata per i tumori nella piana. Torna alla carica a Siderno il comitato a difesa dei cittadini, questa volta a difesa di Pantanizzi. Vacche sacre della 'Ndrangheta, lunedì incontro dei sindaci della piana.